un capolavoro assoluto, giovanile, dove c'è ancora una brillantezza, un desiderio di non adattarsi immediatamente alle forme che poi diventeranno più regolari nel corso della sua attività operistica. La cosa che mi impressiona di più è l'aderenza perfetta della musica al testo. Qui quattro solisti si giocano più di 2 ore di musica impervia, difficilissima dal punto di vista tecnico, virtuosistico, ma anche dal punto di vista dell'emozione e del trasporto dei sentimenti a un pubblico moderno. Però abbiamo quattro solisti straordinari, tutti esperti di questo repertorio, che riescono anche, hanno delle voci sufficientemente potenti e tante volte si confonde la potenza con anche la capacità di far vibrare tutta la sala, che è in rapporto all'utilizzo del fiato e del sostegno della colonna d'aria nel corpo. E io sono fiducioso che passerà il testo, passerà la musica e potremo segnare qui una pietra miliare di un'interpretazione storicamente informata di grandi brani del barocco, di cui sicuramente questo oratorio è un esempio. Non dobbiamo dimenticare che fino all'inizio del XX secolo i violini erano montati con corde di budello, quindi il metallo è qualcosa che arriva tardivamente a tutto il repertorio. E quindi i musicisti all'inizio del Novecento usavano le stesse corde o lo stesso tipo di corde che si usava nel Settecento o nel Seicento. Quindi questo dovrebbe essere la prassi da utilizzare sempre, sarebbe anche molto semplice ritornare a utilizzare queste corde. Le corde però sono solo uno degli elementi, l'archetto è molto più importante. La distinzione fondamentale è tra un suono sostenuto, pesante, con uno strumento teso, non solo dal punto di vista dell'archetto, ma anche dalla costruzione dello strumento stesso, e invece una certa leggerezza, una certa flessibilità, che deve esserci in una musica che è più basata sul linguaggio, che diciamo più sulla consonante che sulla vocale, dove esiste una buona e una cattiva, cioè l'arco che va in giù è ritenuto il buono e quello che va su è ritenuto cattivo, quando poi la scuola successiva crea l'eguaglianza, in cui non si distingue più se l'arco sale o scende perché viene sostenuto con lo stesso peso.